Siamo qui con Lorenzo Mazzocchi del Gotico Garibaldina, è il primo anno che giocano in Fossil e cosa ti aspetti da questo torneo? Ma per questo torneo speriamo innanzitutto di passare la fase a gironi e poi da lì vedremo, sicuramente abbiamo una buona squadra e speriamo di raggiungere il risultato migliore possibile. Vuoi approfittare di questa intervista per ringraziare o salutare qualcuno? Ma saluto a nome di tutti il nostro allenatore che purtroppo oggi non è potuto venire. Siamo qui con Michele Francia, allenatore del Saxum. Mister, ci parli un po' della sua squadra e di come mai hai deciso di partecipare quest'anno per la prima volta alla Fossil Cup. Perché è un gruppo di ragazzi che se lo merita e ai quali volevo far vivere questa esperienza che siccome può essere molto costruttiva, può essere una grande cosa per loro per crescere, per confrontarsi con squadre forti e per migliorare. L'obiettivo è sicuramente quello di competere e di pensare a partita dopo partita per fare bene. Siamo qua con Thomas del Tonnotto San Secondo e con Francesco del Santos. Ragazzi, sarete avversari nella prima giornata di Fossil Cup. In caso di vittoria, Thomas, a chi lo dedichiamo il successo? Lo voglio dedicare a mio nonno che mi ha sempre voluto tanto bene e che è sempre stato alle mie partite. Mentre tu, Francesco? Direi al mister e ai miei compagni con cui andremo a giocare le prossime partite e daremo tutto. E Francesco, secondo te il Tonnotto San Secondo cosa deve temere del Santos? Direi molto l'attacco, la difesa, che siamo una squadra molto unita, con testa sopra le spalle, vedremo di dargli filo da torcere. Secondo te il Santos cosa deve temere? Il centrocampo e l'attacco e anche la difesa, che siamo molto forti e devono stare attenti, soprattutto al centrocampo e in attacco. Grazie mille ragazzi e in bocca al lupo. Siamo qui con Stefano Campani e con Samuele Amato, allenatore e capitano del Fiorano. Mister, allora ci parli un po' della sua squadra e cosa si aspetta da questo torneo? Ah, intanto complimenti per il torneo perché è bellissimo, è già la terza volta che lo faccio e la nostra squadra è una squadra in evoluzione perché abbiamo preso tanti giocatori nuovi, quindi sarà difficile amalgamarli, però ho fiducia, quindi spero di fare un buon torneo. Allora capitano, ci dici un punto di forza della tua squadra e qualcosa in cui invece dovreste migliorare? Un punto di forza della nostra squadra è che abbiamo un bello spogliatoio, siamo molto uniti già e essendo che siamo arrivati, cioè siamo nuovi, siamo arrivati quest'anno, molti, e un punto in cui dovremmo migliorare è che essendo nuovi dobbiamo unirci ancora di più per trovare i risultati. Siamo qua con Marco, capitano del Real Formigine, e con Mauro, responsabile del Real Formigine. Marco, vogliamo cogliere l'occasione per salutare qualcuno in particolare? Sì, vorrei salutare i miei nonni dall'Albania. Mauro, responsabile del Real Formigine, ci vuole dire come mai avete scelto di tornare al Fossil Cup? Beh, è un torneo importante per divertirci un po' e metterci in gioco con squadre di livello. Siamo qui con Marco Mariglioni, direttore della Langhiranese, Luca, capitano della Langhiranese, e con Fausto Musiari, mister della Langhiranese. Allora ragazzi, mi dite una parola o un aggettivo per descrivere la vostra squadra e la vostra società? Dico appartenenza, appartenenza perché lo spirito d'appartenenza è la cosa che ci distingue più di tutti, nel senso che siamo una società di paese nelle colline parmigiane e diciamo che i ragazzi del comprensorio sposano a pieno questo tipo di situazione. Luca? Io dico unita perché abbiamo un bellissimo gruppo e inoltre bisogna fare complimenti al mister e grazie a lui siamo così uniti e grazie anche ai miei compagni. Dopo questo elogio al mister, il mister cosa da dire? Che è una società del territorio, lavora per il territorio, per i ragazzi del territorio. Sono orgoglioso di essere l'allenatore della Langhiranese 2006 perché mi trovo come se fossi in famiglia. Siamo qui con Dario Donelli, uno dei titolari di questa bellissima location in cui ci troviamo stasera, Taglierea Palazzo. Dario, da tanti anni che sostieni il torneo della Fossil Cup, cosa ti spinge ogni anno ad aiutare questo progetto? È l'entusiasmo che secondo me tanto è dato dalla persona, dalla figura di Gianluca Vecchi,
e tutto l'entusiasmo dei ragazzi, dei partecipanti, dei loro allenatori e anche di tutti i genitori. Una soddisfazione bellissima perché si vede veramente gioia, voglia di essere presenti e veramente vita. Siamo qui con Roberto, direttore del Valsa Savignano di Bologna, e Leonardo, capitano del Valsa Savignano. Parlano molto bene di questo gruppo di 2006. Direttore, allora ci dica un po' dove volete arrivare quest'anno in Postil Cup? Beh, innanzitutto l'anno scorso già abbiamo affrontato questo torneo già con l'annata 2006, non avendo i 2005, già abbiamo fatto un ottimo piazzamento. L'obiettivo è confermarci in primis e provare a fare meglio. Leonardo, ci dici il gol più bello che ti ricordi della tua carriera? Che mi viene in mente, credo, contro la Centese. Il mio compagno mi dà la palla al limite dell'area, io senza pensare tiro e la metto sotto al 7 con un portiere che era 1,90, sembrava quasi imbalicabile, ma abbiamo vinto 1-0 e quindi è stato un bel gol. Siamo qui con Jashan, capitano del Guastalla Calcio, e con Mirko, allenatore del Guastalla Calcio. Allora ragazzi, sono ben 17 anni che partecipate alla Postil Cup, ma nonostante questo non siete mai riusciti a vincerla. In caso di vittoria, a chi dedichiamo il successo? A Daronne Bigliardi. Come mai? Perché comunque è da tanti anni in società e vogliamo premiarlo con questa coppa. Mister, ci parli un po' della sua squadra e anche magari cosa si aspetta da questo torneo. È un gruppo unito, è un gruppo che decisamente con tante aspettative, pieno di umiltà, ragazzi che lavorano sodo e che cercano sempre di arrivare all'obiettivo, quindi noi punteremo a dare il massimo contro tutte le squadre che affronteremo. Siamo qui con i rappresentanti della Reggio Calcio. Michael Asagni, Lorenzo De Pace, Diego Rinaldi. La Reggio Calcio è una società storica partecipante alla Postil Cup, ma purtroppo ragazzi non l'avete mai vinta. Secondo voi quali sono le caratteristiche che dovete assolutamente mettere in campo quest'anno per vincere finalmente la competizione? Oh, penso che dovremmo avere un po' più di coraggio nell'affrontare avversari di alto livello e non abituarci a ritmi bassi, ma subito ritmi molto alti. Secondo me dobbiamo, come appunto detto dal nostro capitano, dobbiamo mettere coraggio e dobbiamo imporci da subito e non adeguarci al ritmo degli altri. Sì, anch'io sono d'accordo col capitano e il vice, e sì, dobbiamo mettere coraggio, gioco di squadra, ma questo ce l'abbiamo, non abituarci ai livelli bassi delle altre squadre e sperando di quest'anno di farcela, di vincere. Siamo qui con i rappresentanti dell'Atletico Progetto Montagna. Zacchi Martin. Fabrizio Saccardi. Thomas Goldoni. Quest'anno grande ritorno in Postil Cup. Mister, secondo lei che torneo le aspetta? Ma noi sicuramente punteremo a passare il girone, che da un po' che Progetto Montagna penso non abbia mai passato, e punteremo a dare il massimo sicuramente. Secondo te chi è il giocatore più forte della tua squadra? Per adesso Gioele Bertolani è la nostra punta, il nostro goleador, e ci aiuta molto in tutte le partite. Una dedica speciale? E io vorrei fare una dedica ai nostri allenatori, perché quest'anno ci stiamo confidando molto con loro e stiamo strutturando un bel rapporto con loro. Siamo qui con i rappresentanti del Sasso Maggiore. Sono Schifani Bruno. Mirko Baldi. Matteo Capano. Siamo qua in presenza del tuo mister, cosa vuoi dire al tuo tecnico? È un mister molto bravo, mi ci trovo molto bene, anche penso tutta la squadra. Stiamo facendo bene anche per merito suo, quindi lo ringrazio molto. Bruno è stato troppo buono, no? Siamo all'inizio di un percorso, ci fa molto piacere affrontare questa sfida che è la Postil Cup, siamo partiti bene in campionato e quindi stiamo lavorando duro per fare bella figura anche in questa competizione. Mi dai un giudizio sulla società? Sì, gioco al Sasso Maggiore da quando avevo 6 anni, quindi circa ormai 10 anni. Mi sono sempre trovato bene e da sempre faccio il centrocampista, quindi anche la società penso mi abbia cresciuto dal punto di vista tattico e tecnico bene. E in campionato siamo partiti anche col piede giusto, quindi penso che in questo torneo possiamo arrivare avanti.